Buon pomeriggio dalla redazione di Elive e bentrovati in questa nuova edizione del telegiornale, che in primo piano vede la cronaca giudiziaria. È in attesa in queste ore la sentenza d'appello di secondo grado per Patrick Cassen e Christian Theismann. Ma ci spostiamo sul nostro quotidiano online, elivebrescia.tv, per leggere i dettagli della notizia. È attesa in giornata la sentenza di secondo grado per Patrick Cassen e Christian Theismann, i due tedeschi a bordo del gommone che travolsero e uccisero Greta Nedrotti e Umberto Garzella. In primo grado, Cassen e Theismann sono stati condannati rispettivamente a 4 anni e 6 mesi e 2 anni e mezzo e 10 mesi. L'accusa ha chiesto la conferma della condanna di primo grado, mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione. Ecco una notizia quindi in tempo reale e in aggiornamento. Ma cambiamo argomento. Marco Cappato ha consegnato le 8.000 firme raccolte in Lombardia per la proposta di legge sul fine vita 2000 di Brescia. Non ci nascondiamo i problemi. Il primo problema è il Consiglio regionale della Lombardia preferirà discutere questa proposta oppure fare finta di nulla e tirare un bello schiaffo in faccia credendo di tirarlo a 8.181 persone e in realtà tirandolo a se stessi, perché un'istituzione che non sappia assumersi la responsabilità delle proprie scelte è un'istituzione che perde credibilità e prestigio. Di questi tempi di tutto abbiamo bisogno tranne che di istituzioni più deboli. Quindi l'appello è a coloro che sono contrari o ferocemente contrari a questa proposta: non nascondetevi dietro il dito dell'inesistente. Acconciature, estetica e grafica. OK School Academy, dopo l'apertura delle iscrizioni, apre le porte anche agli studenti e alle studentesse per l'Open Day che si terrà domani. I dettagli con Lucia Orto. Assolutamente corretto, dal 18 sono aperte le iscrizioni sul portale del Ministero per il prossimo anno formativo 2024-2025 che nel nostro istituto è per i percorsi di estetica, acconciature grafiche e ipermediale. Abbiamo ancora un'ultima possibilità per gli studenti che frequentano in questo momento le scuole medie per partecipare a una giornata di Open Day, nello specifico di sabato 20, quindi vi aspettiamo ancora per una volta dalle 14 alle 18, è una splendida sede la nostra, i docenti sono fantastici e saremo certi che troverete il vostro viaggio per il futuro in un'attività fantastica come quella del settore dell'estetica, acconciature e della grafica. E dopo il 20, se vogliono orientarsi perché non sono ancora convinti? Assolutamente possibile, quindi prenotando un appuntamento individuale con uno dei nostri colleghi della segreteria è possibile assolutamente vedere la struttura, parlare con i docenti, conoscere i ragazzi ed entrare nel vivo della nostra scuola. Ecco, in questo Open Day i ragazzi cosa possono fare? Negli Open Day possono visitare quello che i loro coetanei fanno, quindi entrare nei laboratori, parlare con i docenti, capire più da vicino in cosa consiste il nostro percorso, i nostri percorsi scolastici. Oltre agli Open Day e oltre all'appuntamento personale possiamo attivare anche dei mini stage, quindi dove i nostri studenti che escono dalla terza media possono trascorrere una giornata all'interno delle nostre aule, far finta di frequentare per un giorno la nostra struttura scolastica e vivere un pochino l'ambiente che poi potrebbe aspettarli da settembre in poi. Regione Lombardia ha deciso di aumentare la dote al merito e di anticiparla di 6 mesi. I dettagli con l'assessora Simona Tironi. Regione Lombardia aumenta le risorse a disposizione, quindi più di 2 milioni di euro a disposizione proprio per andare a premiare il merito dei nostri ragazzi che in questo anno scolastico si sono impegnati molto per raggiungere dei risultati straordinari e anticipiamo l'erogazione della dote merito proprio per metterli nelle condizioni il prima possibile, nelle migliori condizioni di poterli spendere proprio a favore del supporto del loro percorso di studi e della formazione dei nostri giovani. Ma come potranno spendere queste risorse i giovani che verranno premiati della Regione Lombardia?
Innanzitutto potranno accedere a questa misura i nostri ragazzi entro il 21esimo anno di età e sono quasi 3.000 le richieste che sono arrivate e tutti verranno assolutamente premiati, quindi le risorse erogate a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Come potranno essere spesi? Semplicemente per tutto quello che serve per poter davvero studiare e formarsi, e quindi l'acquisto di materiale didattico, la compartecipazione alla retta universitaria piuttosto che del percorso di studi, l'acquisto di materiale digitale innovativo proprio per la didattica che tutti i giorni devono affrontare. Voltiamo pagina. Non dimenticare, è importante non dimenticare la strage della Shoah per capire il presente. Queste sono state le parole del presidente della Casa della Memoria, Manlio Milani. Direi che è una tradizione molto importante, cioè dare, coinvolgere la città e attraverso le proprie rappresentanze, le proprie associazioni, dare questa idea che la città, ma quest'anno in particolare non soltanto la città, anche molte iniziative della provincia che si uniscono poi a quelle delle scuole, eccetera, eccetera, c'è davvero una straordinaria attenzione, e questo io credo che sia il momento più giusto. Cioè il messaggio deve essere quello di dire: non soltanto non vogliamo dimenticare, ma vogliamo capire ciò che è avvenuto, proprio per cercare maggiormente di comprendere ciò che sta avvenendo e quindi proiettarci in un futuro in cui non soltanto si affermi il principio della pace, ma che diventi un principio di pace che affondi le radici contro la violenza e quindi contro la guerra. Credo che il messaggio forte di quest'anno sia esattamente questo. Le scuole sono molto impegnate in questa occasione e credo che sia anche una bella tradizione bresciana che vede le scuole sempre in prima fila, ecco, ad affrontare queste tematiche. E continuiamo a parlare di questo argomento. Saranno tante le iniziative organizzate da Brescia, ma anche dalla provincia, in occasione della Giornata della Memoria. Ascoltiamo adesso qualche anticipazione con la sindaca Laura Castelletti, e Filippo Ferrari. La provincia di Brescia sostiene tutte le iniziative che Casa Memoria ha organizzato in questo mese. In particolar modo, l'iniziativa alla quale teniamo un particolar modo è l'iniziativa di Mazzano, Flash Mob, che verrà fatto sul lago di Garda da parte dei ragazzi, e soprattutto il flash mob che verrà fatto il 27 di gennaio alle ore 17:15 in Borgo Trento, in cui ci sono i rappresentanti dei ragazzi e scuole superiori che racconteranno, leggeranno le poesie degli internati, quindi un momento di ricordo per non dimenticare quello che è successo. È importante non dimenticare affinché quello che è successo non succeda mai più. Può sembrare qualcosa di strano, ma la guerra porta sempre disperazione e noi ci troviamo in un periodo particolarmente complicato, quindi soprattutto nel 2024 è ancora più importante ricordarlo. Abbiamo dedicato un intero mese insieme a Casa della Memoria ad approfondire, a conoscere meglio i temi legati alla Giornata della Memoria, quindi giornata dedicata alla commemorazione dell'Olocausto, e lo faremo attraverso diversi linguaggi, ma soprattutto con l'impegno di trasferire alle nuove generazioni un pezzo della storia dell'umanità che ci ha assegnato profondamente, che ci deve aiutare anche a guardare verso il futuro, portando con sé quei valori di libertà, uguaglianza e democrazia che a una vicenda così terribile sono scaturiti. Brescia Musei, alcune conferme ma anche tante novità per il 2024. Il programma è stato presentato dal direttore di Fondazione Brescia Musei, Stefano Karagiov. Lo definirei un palinsesto in continuità con il programma strategico di Fondazione, che si è costruito un tavolino di valorizzazione a tre gambe: quello della fotografia, quello dell'arte antica e quello dell'archeologia, con sopra a questo tavolo i valori della comunità rappresentati dai diritti, arte e diritti. Dunque partiamo a marzo con una mostra fenomenale di Franco Fontana, una sua grande monografia con oltre 120 opere curata dallo studio Fontana, per raccontarlo completamente e pienamente negli ultimi 70 anni di lavoro.
Poi saltiamo in avanti all'ottobre di quest'anno con la mostra Il Rinascimento di Brescia, lo spirito della città, mostra che racconta la fase fondativa di questa città dopo il sacco di Brescia, in cui i grandi interpreti Moretto, Savoldo, Romanino disegnano non solo il ricordo visivo di quell'epoca, ma si fondano anche alcuni dei principi che poi vedremo nella mostra sono la base della nostra civitas contemporanea. E poi l'archeologia, che ci permetterà di valorizzare ancora di più il Parco delle Sculture del Viridarium, con l'installazione della grande nicchia metafisica di Francesco Vezzoli, che è stata protagonista dei palcoscenici archeologici 2 anni fa. E infine, sopra questo tavolo metaforico, i diritti di Khalid al-Bai, l'artista sudanese a cui è dedicata la quinta prova di questo incredibile ciclo Arte e Diritti, che ci sta dando visibilità internazionale, curato da Elettra Stambulis, una grande mostra che ci porta a conoscere questo cartoonista eccezionale. Il tempo. Da venerdì le temperature saranno in picchiata, ma ascoltiamo tutti i dettagli con gli esperti di Trebi Meteo. Durante questo weekend arriva aria decisamente più fredda. Già nel corso di questo venerdì, nella seconda parte del giorno, raggiunge le regioni settentrionali. Poi sabato l'aria fredda si muoverà anche verso il centro-sud con un netto calo delle temperature e tra l'altro anche condizioni di forte maltempo al centro-sud sabato, soprattutto al mattino. Poi domenica questa perturbazione si allontanerà dall'Italia. Sarà una giornata che vedrà un netto miglioramento con ampie zone di sereno, ma anche con temperature contenute. E in effetti diamo proprio un'occhiata alle temperature per finire. Partiamo dai valori che stiamo registrando in questi giorni. Per questo giovedì pomeriggio massima al centro-sud oltre 15 gradi, ma nelle estreme regioni meridionali tocchiamo e superiamo i 20 gradi. Incredibile. E anche al nord, tutto sommato, questo giovedì non fa freddo. Tocchiamo comunque 10-11 gradi. Però attenzione, guardiamo le massime di sabato. Nei giorni di 48 ore temperature in picchiata in tutta Italia, al centro nord sotto i 10 gradi, solo all'estremo sud supereremo i 10 gradi e inoltre anche parecchio vento che accentua la sensazione del freddo. E un'occhiata anche alle minime che registreremo sabato, con il nord che andrà decisamente sotto zero, ma anche al centro sud, in particolare nell'Italia centrale, iniziamo a perdere diversi gradi. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, consultate l'app di Trebi Meteo. Ecco, sembra proprio che stia per arrivare l'inverno. Ma passiamo alla pagina economica. L'inflazione rallenta nel 2023. Pensate, si ferma al 5,7%. Rallenta l'inflazione nel 2023. Secondo i dati Istat, l'indice dei prezzi al consumo è salito nell'intero anno del 5,7% rispetto all'8% del 2022. A dicembre l'inflazione è stata dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua. Il rallentamento dei rincari è dovuto per lo più ai prezzi dei beni energetici regolamentati, dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona e degli alimentari lavorati. Nel mese di dicembre 2023 l'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da più 3,6% a più 3,1%. A dicembre i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona rallentano lievemente su base annua, mentre rispetto al mese precedente l'aumento dell'indice generale è dovuto per lo più alla crescita dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti, dei beni alimentari non lavorati e dei beni non durevoli. Siamo allo sport, il calcio. Luca Lezzerini rimane a Brescia. Contratto rinnovato infatti fino al 30 giugno 2026. Luca Lezzerini e Brescia Calcio insieme per altre 2 stagioni. L'estremo difensore titolare delle rondinelle ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026. Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio ufficiale dalla società di Via Solferino, che ha deciso di puntare sul giocatore in un momento in cui in realtà non lo vediamo in campo a seguito dell'infortunio lussazione al gomito patito a metà dicembre. Brescia Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato il prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2026 con il calciatore Luca Lezzerini, leggiamo nella nota ufficiale del club. Luca, estremo difensore bianco-azzurro, arrivato a Brescia durante la sessione di mercato estiva della stagione sportiva 2022-2023, continuerà a difendere la porta delle rondinelle per le prossime stagioni. In questa stagione cadetta, Lezzerini ha giocato 17 partite subendo 16 reti, ma riuscendo a mantenere la porta inviolata per 6 match.
Il telegiornale per il momento termina qui, ma le nostre notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online e livebrescia.tv e sono in continuo aggiornamento. Per guardare tutte le nostre dirette in streaming invece vi rimando in questo piccolo box in basso a destra. Vi ricordo anche di continuare a seguirci su tutte le nostre pagine social o in alternativa di scaricare la nostra app gratuita per ricevere tutte le notizie in tempo reale. L'appuntamento con una nuova edizione dell'informazione torna questa sera a partire dalle 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.